Ciao ragazze, allora nuovo video, un po' in ritardo perché è il video dei preferiti di settembre. Siamo a metà ottobre, già inoltrata anzi, però ci tenevo a farlo perché non ho avuto veramente tempo di avere ecco, un pomeriggio libero in modo da potervelo fare con il sole, perché avete visto che ho comprato il light ring, si chiama così. Light ring, ring light, flash, vabbè, insomma, quella luce tonda da mettere sull'obiettivo della fotocamera, ma il risultato non mi piace proprio. Sarà che il bilanciamento di questa fotocamera fa schifo, o la luce è troppo sparaflesciosa. Comunque devo trovare un modo, quindi per il momento sto ancora facendo i video di giorno. Vi ho detto che io di sera in teoria avrei più tempo, però. Vabbè, accontentiamoci. Intanto utilizzo la luce del sole, che è meglio. Allora, ho un bel po' di prodottini, quindi diciamo che andiamo un po' di corsa. Allora, innanzitutto partiamo da, visto che ce n'è solo uno, prodotti per la skincare. Quindi trattamento viso. Come sapete, io ho la pelle abbastanza grassa, quindi mista più che altro, ma soprattutto grassa nella zona T, quindi è molto molto unta e quindi durante il giorno comunque mi serve incipriare più volte e devo dire di aver risolto abbastanza questo problema, sia un po' curando l'alimentazione perché dipende molto anche da quello. Ma comunque sto utilizzando questo siero con cui mi trovo benissimo. È un siero viso purificante per pelli grasse e impure di Biofficina Toscana. In pratica ha questo dosatore, ha un buonissimo odore di limone, vedete? E fate scendere le goccine. Di questo ne servono veramente 3 gocce. Lo passate, lo potete utilizzare sia da solo che aggiunta una vostra crema idratante per il viso e veramente ne bastano 3 gocce, si asciuga subito, lascia la pelle pulita, non dà un senso di appiccicaticcio, veramente veramente buona e ottima come base per il trucco. Io questa l'ho presa da Italy perché ho visto che anche da Italy appunto hanno Biofficina Toscana. Altrimenti sul sito Ecoverde o comunque i vari siti che vendono prodotti bio. Quindi questo è straconsigliato. Il prezzo mi sembra che costi sui 11 euro. Non vorrei sbagliarmi, comunque poi vi faccio il riepilogo dei prodotti qui sotto con tutti i prezzi. Poi capelli, anche di questo ce n'ho uno solo, così poi passiamo al make-up. Capelli, mi sto trovando benissimo con questo prodotto per capelli, questo balsamo della Sunsilk, termoprotettore, protegge e ripara i capelli da danni causati dal calore. Sapete appunto che utilizzo sempre la piastra e devo dire che mi fa delle punte bellissime questo balsamo, con qualsiasi shampoo io lo utilizzi, anche se ho uno shampoo che fa un po' schifo, perché ho uno shampoo che ho comprato ma non è che mi piaccia poi tanto, che mi sembra lo shampoo meraviglioso della Garnier, ultra dolce di Garnier. Non mi piace tantissimo, non è malaccio, però boh, non mi fa i capelli morbidi, che è quello di cui appunto io ho bisogno. E volevo però finirlo, quindi nonostante io stia utilizzando quello shampoo e come vi ho detto mi rende comunque le punte sempre un po' secche, non so, non mi piace il risultato e non me li fa morbidi per nulla, applicando questo veramente, cioè vuol dire che questo è veramente ottimo. Questo qui io lo prendo di solito da Risparmio Casa e lo trovo sempre in offerta a 1,99 euro, se questo vi può essere utile. Anche questo straconsigliato, ragazze. Quindi, se anche voi come me siete schiave del ferro, per i boccoli, del fono e della piastra, provatelo. Veramente, veramente buono. Poi passiamo a uno smalto. Questo smalto è della Laila One Coat. Questo qui. Questo è il colore N11. Sì, 11, che è questo marrone. Vediamo se. Che è un marrone, è una sorta di vinaccia. E è fatto così, ha questo doppio tappo.
il pennellino è abbastanza grande e lungo. Il prodotto diciamo che agevola molto la stesura, quindi anche per chi diciamo non sa stenderlo benissimo, lo trovo molto, molto buono come prodotto. Si asciuga velocissimo, si asciuga veramente tanto. L'unica cosa è che, forse per alcune sarà un pregio, diciamo, per me è un difetto perché mi piace che lo smalto dia un po' leggermente spessore, non dico effetto gel, ma comunque che dia un millimetro di spessore. Questo, nonostante voi lo applichiate due volte, sembra che lo avete messo una volta sola, quindi fa uno strato molto sottile, quasi impercettibile. Però diciamo che la durata e il colore, sono buoni, insomma. Per farvi capire, per spiegarvelo meglio, come se voi avete, se magari avete dei difetti sull'unghia, non lo so, un solchetto o quant'altro. Lo smalto crea questo strato sottile che comunque anche con lo smalto sopra questa imperfezione si vede, mentre per quello vi dicevo che mi piace l'effetto smalto semipermanente gel, in modo che se ho qualche difetto va comunque a uniformarlo e crea questa sorta di patina un po' spessa, insomma, no? Così un qualche millimetro, anzi forse un millimetro anche troppo, però vabbè, ma avete capito, proprio che non si veda nulla. Passiamo al make-up perché ce n'ho molte di cose per quanto riguarda il make-up. Allora, partiamo da un fondotinta. Sto utilizzando questo fondotinta, il Double Wear di Estée Lauder, e non è che mi trovo bene di più. Cioè, veramente ho risolto i miei problemi. Vi dicevo che ho la pelle grassa, quindi pertanto dovevo tamponare, e il fondotinta nella zona T veramente dopo qualche ora non c'era più. Ma proprio più. Poi con il caldo, comunque che c'è stato e tutto quanto, veramente dopo 10 ore era come se non mi fossi messa niente sul viso, anche se precedentemente magari quando avevo delle occasioni così mi mettevo anche un primer, ma nulla. Con questo veramente è diventato uno dei miei fondotinta preferiti. Vi farò poi una review a parte perché devo dirvi molte cose, però comunque ha un effetto molto uniformante perché copre, ha una coprenza medio alta ed è modulabile, ne serve pochissimo. E veramente mi trovo bene, però vi farò una review così ve ne parlerò meglio. Ah, il prezzo è 38 euro. Per quanto riguarda, facciamo gli ombretti. Allora, gli ombretti, ho acquistato da poco questo qui di Sephora, Silver Delight numero 02, un ombretto cremoso. I prezzi, come al solito, li metto giù perché non me li ricordo. È questo qui, vediamo se riesco. Bellissimo, è questo argentato. Adesso magari ve lo swatcho. Ah, sì, si vede qualcosa del sole. Vediamo. Bellissimo. Ed è bellissimo anche come base per ombretto, cioè se mettete questo e poi andate a mettere un argento o comunque un colore chiaro, veramente ve lo illumina e risalta benissimo e la durata è ottima, appunto anche come base ombretto veramente dura tantissimo e anche la stesura è molto, molto facile perché è un prodotto molto morbido, lo potete stendere benissimo anche con le dita. Poi altri due ombretti, questi sono di Kiko dell'ultima collezione che non ricordo il nome, comunque quella delle carte da gioco, se non sbaglio, mi ricordo di aver visto qualcosa del genere. E sono questi due ombretti a matitone, il numero 24 e il numero 10. Il numero 24 è una sorta di marrone freddo, questo qui. Eccolo qui. Mentre il numero 10 è un beige con un sottotono glicine. Ce la faremo? Vabbè. Comunque,
Questo qui, molto molto bello, anche questi sono fantastici come base ombretto, durata ottima, fino a quando non mi strucco veramente non ho neanche l'ombretto nelle pieghe, quindi non va nelle pieghe, è ottima anche la texture di questo ombretto, facilmente sfumabile e applicabile anche questo, diciamo sfumabile con il dito, quindi lo applicate e sfumate con il dito, è fantastico. Sempre della stessa collezione di Kiko. Mi sono innamorata di questa matita che è la numero 13 ed è una sorta di marrone, marrone con dei glitterini che sembrano vinaccia. Lo metto qui così vediamo di swatchare. Questo packaging è molto carino, mi manca l'altro tappo, comunque il colore della matita si può vedere solamente da qui e ha questo tappo lunghissimo. Vi faccio vedere una swatch. Che è questo qui. Allora, di questa matita mi piace soprattutto la texture perché è molto morbida, sfumabile, mi piace tanto il colore. Come durata devo dire che non è nulla di che, anzi, non dura molto. Io vado comunque sempre più o meno a fissarla con un ombretto perché la applico nella rima inferiore, però non so perché mi piace tanto. Poi anche se la mettete all'attaccatura delle ciglia e poi sfumate con questo pennellino, mi piace veramente tanto il risultato. Ecco, sfumata dura molto di più. Se invece la mettete così, non vi assicuro, ecco, una lunga durata. Non l'ho mai applicata da sola, però è molto cremosa, quindi pertanto non dura. E anche se appunto dopo che faccio lo swatch, cioè vedete, faccio così, si è tolta. Quindi diciamo la durata non è buona, buonissima, però è bella sfumata e comunque fissata con un ombretto, allora sì, insomma. Poi un matitone. Allora, non avevo mai provato la marca Wycon. Ho fatto un giro in questo negozio da poco e ho acquistato due prodotti. E questi due prodotti veramente adesso non ne posso fare a meno. E sono, devo dire che in realtà sono gli unici due prodotti che ho visto che mi hanno colpito, niente di che poi. Uno è un blush, che però questo colore mi piace tantissimo. Questo è il numero 02 Compact Blush, che è questo qui. Vediamo se è questo rosa ed è leggermente satinato. Quindi quando ve lo mettete è come se aveste anche già applicato un illuminante. Veramente bello, è un po' polveroso, ma comunque si sfuma benissimo, va veramente bene. E all'interno un po' di color mattone, se proprio dobbiamo, non so come definirlo, comunque sia sì, un rosa antico un po' tendente al marrone, perché a me piacciono tanto i blush sul beige, marroncino. Quindi questo qui con una nota di rosa veramente mi piace da impazzire, soprattutto per l'inverno. Anche questo è straconsigliato. L'altro prodotto è questa matita, Shiny Duo. È una matita. Loro la vendono per le sopracciglia, per definire le sopracciglia. Abbiamo da una parte l'effetto matte che è rosa e dall'altra parte l'effetto. Un effetto perlato che è un diciamo un rosa molto shimmer, molto chiaro. Vediamo. E sono questi due. Diciamo che quello più shimmer lo uso più che altro per andare a illuminare l'angolo interno dell'occhio, mentre la parte questa matte, come avete visto anche in molti tutorial, specialmente negli ultimi, la utilizzo per andare a definire l'arcata sopraccigliare e illuminarla. Mi piace veramente tanto anche utilizzata come base, quindi se poi vado ad applicare sopra degli ombretti chiari, anche matte, veramente l'effetto mi piace tanto. Anche questa sfumabile con il dito. Potete vedere anche dagli altri tutorial, la applico semplicemente, la sfumo con il dito e via. Poi andandola a fissare con un ombretto, veramente effetto molto molto buono. Due pennelli. Abbiamo quasi finito. Allora, due pennelli, ops, sono
sono diventati i miei preferiti, una per la terra e una per il blush, e sono questi due pennelli della Real Techniques, questi qui, che ho preso con il set, quello viso, che mi è stato regalato al mio compleanno dal mio ragazzo. E appunto, uno è questo così, io lo utilizzo per andare a sfumare la terra, veramente mi ci trovo benissimo, poi sfumano veramente bene, ormai la terra solamente con questa, e questo invece lo utilizzo per il blush, e cioè veramente questo qui con questo blush è fantastico, questo qui di Wycon che vi ho fatto vedere, veramente basta metterlo da qui e sfuma benissimo, poi lo potete... lo potete lavorare molto bene, non si creano stacchi di colore, veramente sfuma benissimo. Quindi anche questo è uno dei, questo veramente è il top secondo me, il top di tutti i prodotti top che vi sto mostrando, veramente mi piace tantissimo, mi sto trovando veramente bene. Un altro prodottino top è questo blush di MAC, si chiama Harmony, e in questo momento, dato che ancora non sono diventata bianchissima, tendo a utilizzarlo per fare un contouring molto molto leggero, altrimenti anche come blush d'inverno quando sono appunto chiarissima mi piace tanto. E niente, questo qui, sì, ve l'ho detto, si chiama Harmony Powder Blush. Un mascara, che mi avete visto utilizzare spesso, ed è, ne ho provati tanti anche in questo periodo, ma il migliore è sempre lui, e una mia amica mi ha detto che non l'ha più trovato, è andata ultimamente alla Kiko, è della Kiko, questo è Overblow Volume, veramente ragazzi è il mascara low cost migliore secondo me, a mio avviso, ecco, per come fa le ciglia, come mi fa le ciglia, mi piacciono tanto perché le fa comunque voluminose, veramente dà questo effetto nero nero e dura tanto, non dà quell'effetto di altri mascara di Kiko che magari si fanno tutti quei granuli, dopo un po' tendono appunto a colare. Questo veramente è uno dei migliori mascara appunto di Kiko a mio avviso, e se riuscite a trovarlo è straconsigliato, io spero veramente che ci sia ancora e magari è esaurito, perché veramente acquisto sempre e solo questo, sarà già la settima volta che lo ricompro, veramente buono. Questi sono i miei prodottini top per il mese di settembre, spero che vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche spunto per qualche acquistino, e nulla ragazzi, un bacione, al prossimo video, grazie per quelle ragazze che mi seguono sempre, mi mandano tanti messaggi carini, grazie, ciao!